Dottor De Santis, febbraio, tra le nevi, una giornata particolare, quella voluta dal Rotary Apud Montem da lei presieduto. Una esperienza davvero singolare, perché avete portato sulle nevi a sciare puntini, puntini, puntini. Un socio nostro non vedente, Sabatino Salvati. È stata una bellissima giornata, partiti da Rivisondoli e abbiamo raggiunto le vette della Remugna e insieme a tutti i rotariani abbiamo accompagnato in queste bellissime discese con il gruppo intero Sabatino a divertirsi insieme a noi come se fosse una persona vedente. Lui ha visto attraverso i nostri occhi. Sembra assurdo che un ipovedente possa lanciarsi appunto sulla coltre bianca senza aver paura di poter inciampare, scivolare, cadere. Ovviamente c'era a suo supporto qualcuno? Certo, ovviamente io devo ringraziare la scuola di sci di Rivisondoli che ci ha aiutato, soprattutto nel maestro Walter Cipriani, il quale ci ha aiutato a portarlo giù, gli ha fatto qualche lezione e ci ha consentito di portarlo anche su delle piste rosse, cosa che poche volte capita in questo caso, quindi impegnative, non facili. Lo stiamo vedendo, infatti, davvero immagini singolari. Ma noi siamo un gruppo d'azione che offre il servizio anche attraverso l'opinione. Ecco, un'opinione che spesso può essere anche confutata, può essere anche discussa, ma in ogni caso dà il polso della libertà appunto della singola espressione. E il Rotary, un'iniziativa del genere, l'aveva mai rodata sul campo? No, mai, è la prima volta. Affrontare il tema dello sport e della disabilità nell'ambito del Rotary nella nostra regione non era mai stato finora affrontato. Bene, grazie a lei, quindi come medico, come amante appunto della montagna e non solo dello sci, c'è stata la possibilità di strappare questo sorriso a un rotariano. Buone nevi ancora, dottor De Santis. Speriamo per l'anno prossimo e buon Rotary a tutti.